amici, bentornati sul canale YouTube. Oggi vi racconto la mia esperienza con questo nuovo accessorio di Meiko, uno dei miei brand, se no il mio brand preferito per questa tipologia di prodotti. In passato vi ho portato la pistola d'aria compressa che uso ancora regolarmente per soffiare, il mio soffiatore preferito, ma oggi vi parlo di lui perché è qualcosa di innovativo. La chiamano 4 in 1. Comunque, ragazzi, brevemente, da qui si soffia, da qui, ragazzi, si aspira. Abbiamo tanti, ma tanti accessori in confezione per aspirare. Abbiamo questo, si riconosce poi che l'attacco è quello dalla parte verde, dove c'è anche un secondo filtro di ricambio. Come ho detto prima, tantissimi accessori per aspirare, ecco, su varie superfici, anche con spazzolina per non andare a rovinare, e abbiamo tre diverse potenze, tutto regolabile dal suo manico. Manico dove c'è anche la porta Type-C, un paio di ore si ricarica la nostra batteria, una batteria che dipende dalla potenza, perché a potenza massima consuma abbastanza, a potenza minima, ragazzi, consuma davvero quasi niente. Torno a dirvi, qui invece nella parte posteriore del manico, rimanendo sempre in fattore manico, abbiamo il regolatore della potenza, quindi su tre livelli di potenza cambierà il click, qui il lampeggio della nostra piccola spia LED, da più lenta a più veloce, ci fa capire a che velocità sta andando. Ma una pistola che io l'ho usata, vi dico subito, un'aria compressa che ho usato principalmente per pulire le mie macchine desktop. Quindi ho smontato il mio computer fisso, l'ho aperto, ho soffiato sulle ventole e ho pulito ad esempio tutta la polvere sulla scheda video, sulla scheda madre, sulla RAM, tutto quello sporco che si deposita nel fondo del nostro computer, l'ho direttamente aspirato con questa parte. Quindi senza alcun problema, ragazzi, è venuta via tutto. Quindi il mio computer è diventato, tornato nuovamente pulito. Poi ovviamente tastiere, in confezione c'è anche il tool per rimuovere i nostri keycaps, ci sono delle spazzoline per andare a pulire un pochettino le varie parti, i vari angoletti delle nostre, diciamo, di quello che andiamo a pulire. Però la cosa principale è che io riesco a soffiare anche qui in tre modalità. La terza modalità, ragazzi, è molto forte, quindi attenzione se la usate, ecco, sul smartphone o su lenti fotografiche, usatela potenza minima. Poi con qui potete aspirare e davvero, ragazzi, l'aspirazione è buona. La pistola è molto comoda, più grande rispetto al modello passato, devo dire ha mantenuto anche il design con i colori appunto dell'azienda Meiko e le verde, quindi con questa parte qui trasparente che ci fa vedere anche il filtro che funziona bene, trattiene davvero molto bene lo sporco. Poi un click così si apre, ragazzi, è tutto molto semplice. Ma ora io volevo farvi ascoltare la potenza, quindi un click qui e si va ad accendere. Qui abbiamo l'indicatore di batteria, click. Avete sentito i tre livelli di potenza, la terza è abbastanza rumorosa, ma ragazzi non dobbiamo pulire qui di notte, stando in silenzio. È un'operazione che si fa quando si ha intenzione di pulire parti, come nel mio caso, di computer, quindi non mi interessa che faccia rumore. Devo dire che però la prima modalità è molto, ma davvero molto silenziosa. E come vi ho fatto vedere, non so se avete sentito la mia voce durante il rumore di prima, qui abbiamo anche i 4 LED che indicano la capienza della batteria restante. Io, ragazzi, ho trovato davvero utile questo accessorio, non volevo soffermarvi più di tanto, è davvero una cosa che
secondo me ci deve stare in tutti gli uffici, in tutte le postazioni, noi appassionati di tecnologia e non solo, perché è possibile anche fare il sottovuoto, ci sono gli agganci per il canotto, per il pallone, per usare l'aria compressa per gonfiare questi piccoli oggettini, ragazzi, e io ve lo lascio ovviamente link in descrizione a questo video. Mi raccomando, pollicioni su, iscrivetevi al canale, ci vediamo in un prossimo video. Grazie per il vostro tempo, ciao!